Un caro saluto a tutti e benvenuti a questo appuntamento giornaliero con Farming 22. Salutiamo il nostro Moreno, un attimo solo. Eccoci qua, perfetto, eccolo. Salutiamo il nostro Moreno e tutti i nostri amici ed amiche appena sintonizzati. Buon inizio di settimana, ragazzi. Allora, un attimo soltanto e sono da voi. Eccoci qua, yes, yes. Allora, ragazzi, vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare. Moreno carissimo, allora, mi ha mandato un messaggio, vediamo un po'. Non ti preoccupare, Moreno. In tanti non prestano la tensione, diciamo così, che è una replica. Allora, vediamo un attimino. Vedo un attimino, Morino. Allora, l'ultima volta cosa abbiamo fatto? Ah, allora abbiamo aggiunto Vespaglia alveari, là abbiamo messo anche il deposito anche il deposito qua per i pallet di miele. Ok, Kevin. Allora, vediamo un attimo i contrattozzi qua. Ah, stavo a barbabitore da zucchero, perfetto, ottimo. Ok, Kevin, ecco qua. Ah, tranquillo, Morino, capita a tante persone. Sì, ho letto. Sì, sicuramente mi organizzo, ecco, diciamo così, per darti una conferma. Però al 90% ci sono. Le mod sono tutte nel mod hub ufficiale oppure ci sono mod esterne, che almeno così poi inizio a vedere anche senz'altro. Guarda, mi fa enormemente piacere. Tanto il grosso delle mod c'è, praticamente ci ho fatto varie cartelle. Infatti quando vado nella partita di Ale ce l'ho conservato. Quindi le faccio copia e incolla. Ah, ok, allora. La mappa è quella mini broom, se non sbaglio. Ottimo. Ottima iniziativa per gli amici e le amiche da console, che effettivamente è una bella cosa. Anche se ho notato che nell'ultimo periodo c'è stato un calo drastico fisiologico delle visual di farming, però diciamo che tutto sommato è fisiologico, quindi ci sta. Siamo in pochi, poi stanno arrivando anche le giornate belle, quindi voglio dire, come minimo vuol dire che si vive, quindi è buono così. E magari gira pure un po' di economia fra le piccole e medie imprese. Oh yes, oh yes, caffè Moreno. E il sonno viene meno. Senza TLC, sì, vabbè, questo sì, perché non tutti le utilizzano. Infatti pure io per via del crossplay
ho dovuto non installare la DLC della classe, quella lì del trattore grosso, là, quello lì che ti danno in prevendita, quindi non l'ho potuto usare. Anche se alla fine non è che mi cambia granché, però diciamo che fondamentalmente è sempre qualcosa in più, è qualcosa che torna sempre utile. Oh yes, oh yes. Allora qua mo mi metto in questa posizione. Ah, questo sì. No, infatti all'inizio l'errore l'ho fatto io in prima persona, quindi è per questo che non le installo più. Perché non tutti hanno acquistato o acquisteranno tutte le DLC, quindi di conseguenza ti trovi ogni volta a dover entrare ed uscire, diciamo così, da a cancellare le mod. E quindi, a meno che poi, diciamo così, si fa una serie dove in una mappa bisogna avere must have, come dicono gli inglesi, e quindi obbligatorio tra virgolette avere tutte le mod per poter entrare, o meglio anche le DLC, allora il discorso diventa un po' più di nicchia, e quindi arrivato a quel punto tanto vale che uno si fa direttamente la partita in single player. Però poi è brutto. Per i non amici c'è il regolamento. Vabbè. Diciamo che forse per chi merita si chiude un occhio. L'importante è che tutti comunque siano rispettosi, eh. Quelle, il rispetto è la prima cosa. Eh sì, ma quella dovrebbe essere una cosa che dovrebbe essere scontata, quella cosa. Anche se molti non le mettono in pratica. Valterino, buongiorno, grazie per il follow e bentornato nel canale, grazie mille. Abbiamo l'onore e il piacere di avere in chat con noi Valterino Tandini. Walter. Eccolo qua, Walterino 81. Benvenuto nel canale. Benvenuto in questa gabbia dei matti. In questo momento con noi collegato c'è il mitico Moreno Aieaiea. Non so se lo conosci, ma Moreno è un super streamer. Sicuramente lo avrai. Conoscerai una delle sue battute più famose, nel dubbio cipolla. Qua è così, in questo canale è un po' pazzo, e allora ti do anche il buon inizio di settimana, ovviamente, anche se siamo a martedì, ma le attività in questo canale riprendono il martedì. Valterino, ah, anche tu sei un farmer lover, come dicono quelli che parlano bene. Qual è la tua mappa preferita, Valterino, se si può sapere? Fra quelle, diciamo, del gioco base, ma anche quelle lì esterne, quindi magari del mod hub. E Moreno, un altro carissimo amico che pure lui porta farming, come non so se lo ci ha detto. Oppola. E anche lui sta portando una bella mappa nuova. Andiamo a prendere.
le barbabietole, barbabietole. E tu c'è tu, c'è tu, c'è tu. E se ce ne rimane qualcuno, ragazzi, siamo a cavallo, perché la prossima produzione che acquisterò sarà naturalmente la fabbrica dello zucchero. Oh yes, oh yes. Ho la vaga impressione che batterò qua sotto. Speriamo di no. È un po' il cassone, cassone. Per un pelozzo. Un saluto al mitico Michele, alias El Mere, che la settimana scorsa mi ha dato una grande mano qua. Eccolo qua. Si è fatto lui la maggior parte di questo lavoro su questo campo qua. Allora, che mese siamo innanzitutto? Mese di novembre. Ok. Ok. Mese di novembre. A novembre la città si spense in un istante. Oui, super presidentissimo, accogliamo il nostro presidente con l'inno. Anche se non si... Mazza pasto, porta la zappasto, porta la zappasto. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Eccoci qua. Buongiorno a te, carissimo e illustrissimo super presidente. Anche se non siamo sulla Zappaland, ma noi ormai ti accogliamo. Sempre a braccia aperte. Salutiamo anche il mitico La zappa storta, ragazzi, per chi ovviamente volesse, vi invito a seguirvi a vicenda, quindi canale La zappa storta tutta attaccata, oppure Moreno 72, Moreno 91, e seguitevi, e ovviamente se volete seguite anche me. Oh yes, oh yes. Allora, carissimo presidente, stamattina non sono ancora riuscito a recuperarlo, forse devo aspettare un pochettino. Se volate, bello. Se si riesce a volare, sono volatili. Volatili per diabetici. Anzi, faccio lo shootout proprio al canale. Così. Prendete il link, canale consigliato, il canale del presidentissimo La zappa storta. Oh yes, oh yes. E ovviamente Talebano 77 in collaborazione con il presidentissimo La zappa storta hanno creato la mappa Zappaland, che va proprio bene. Tra quelle di The Food e l'Otbeo, quelle mod sicuramente Old Stream Farm. Ah sì, stavamo parlando a proposito delle mappe preferite. Quale sono? In effetti, sai, Walter, la Old Bayron
è caruccia. Sinceramente non ho ancora provato, diciamo così, non ho rodato, ecco, la mappa americana. Infatti, sto studiando un attimino la Zappa County, ovvero la mappa americana progettata dal maestro La Zappa Storta, e quindi sto cercando di capire come poter portare una serie, ecco. E quindi per il momento mi sto concentrando sulla L grande e sulla Hot Biberon, come dice il maestro. Oh yes, oh yes. Poi c'è anche la No Man's Land, se non ricordo male, giusto Taleba? Se non ricordo male, la mappa che porta, porta la zappa. Hot Biberon. È il titolo della mappa che ha scritto il Super La Zappa Sorda. Ne sono 8 perché i cambi e per come è strutturata la mappa si gira e si sale, si gira e si scende. Beh, che danni puoi fare? Al massimo l'8 biberon. Anche se nell'ultimo periodo, beh, che i server sono ancora all'inizio, perché comunque, sai, il crossplay evidentemente richiede strani incroci di information, e quindi chissà. Però è una bella cosa che hanno fatto gli sviluppatori di farming nel permettere, diciamo così, di poter interagire con videogiocatori di altre piattaforme. Quindi non è più una cosa così per pochi, ma è un po' per tutti. Allora, mi sa che abbiamo quasi pulito tutto il campo qua. Boh, se riusciamo a recuperare un po' di barbabietola, meglio ancora, perché così, ecco qua. Allora, mo questo lo porto in farm. Che percentuale di carico ci abbiamo? Oh, 37%, voglio, sai, è tanto. Questi mo li porto già in farm, perché nel dubbio io così mi ritrovo già con il carro pronto per essere scaricato nel silos. E sto apprezzando questa Hot Biberon, che in effetti anche è stata la prima mappa che ho portato. La DLC a me risulta caricata, però mi sa che bisogna deselezionare e selezionarla un'altra volta, e la scarica, molto probabilmente. Forse è andata a sostituire la season, come si chiama? One Year Season. Ah, è Big Luciano. Mi dico Lucianone. Giusto, giusto. Comunque, Taleban, stavo pensando, sto iniziando ad elaborare il vero inno della Zappaland. Ho iniziato un po' a pensare al testo, così poi
Dopo aver accontentato sia, diciamo, Koiros e Morven. Ah, a proposito, Koiros e Morven. Ma faccio un attimo lo shootout, perché almeno se non se Valterino non li conosce, magari si può fare, può andare a fare un giretto nel loro canale. Sono due bravissimi streamer, sono una coppia, sono marito e moglie. Allora, tutto in maiuscolo, Koiros e Morven, senza dimenticare la nostra Telebano. Se magari puoi fare anche uno shootout agli altri canali amici, perché io non sempre mi ricordo a tutti quanti, quindi. Ah, ottimo, allora sta a posto. Fernbus 08 lo conosci? Qua c'è una caterva. C'è veramente. Se devi sapere che siamo diventati un gruppo di streamer amici molto molto ampio, molto grande. Ci divertiamo, ci supportiamo a vicenda. Si è creata un bel gruppo, una bella comunità. Ecco qua. Allora, il contratto 1,99%. Quindi significa che io, se scarico appena appena un po' il cassone. Buono, buono, ragazzi. Ci speriamo bene. Che. Quanti sono qua? 30.000? Ragazzi, sono 60.000 litri, mi sa, eh. 60.000 litri di barbabietole. Se li scarico. A proposito, devo fare il primo debito. Mi sa, eh. Il primo debito della storia di farming, ragazzi. Allora, le jardin dei fermiers. Quindi devo andare dritto qua. Mi sa che forse stamattina faccio un piccolo prestito. Mo vediamo un po'. Grazie, Walter. Diciamo che rispetto alla norma, noi, ecco, come ben potuto vedere, ci si fa un po' di promozione o autopromozione, ove consentito, nei nostri canali. Quindi vedi, alla fine, dove per esempio in alcuni canali dicono non puoi fare pubblicità di un altro canale, cosa, invece qua in questi canali si può fare, diciamo così. Oh, Michele, Elmere, ho appena finito. Buongiorno a te. Ho appena terminato la missione che abbiamo iniziato l'altro ieri. Quella della raccolta delle barbabietole. Ok. E quindi ti faccio vedere una cosa. Siamo al 99% di capienza sul cassone, vedi? C'è 99%. Quindi qua, come stanno le cose, avanzano un bel po'. E quindi io poi potrei mettere il macchinario per creare le barbabietole tagliate. Là mi darà cosa mi dà? Allora, le polpe di barbabietole con le sminuzzate. Poi mi dà le pietre, i sassi, mi dà il concime, sì, concime. E quindi ho fatto bingo. Mi pare che costa 20.000, mi sa. E ne abbiamo. Mila si può fare. Qua ne recuperiamo altri 20. Buono, buono, mica si può fare qualcosa di interessante. Esatto, sì, quello lì che è fatto col container. Ho visto che conviene, perché con le barbabietole sminuzzate, a parità di cicli per anno, te ne fa molti, produce molti più pallet di zucchero. Quindi.
quindi conviene, perché ti produce anche il fertilizzante a gratis, voglio dire. È l'ideale. No, scusami, no, il fertilizzante, il concime. Eh sì, ci sono delle missioni che assolutamente conviene farlo come terzo, assolutamente. Oppure quando non c'è più nulla da fare sui campi. Mo' per esempio siamo al mese di novembre, quindi a maggio si piantano le viti. Devo scegliere un campo e mettere un po' di viti, perché poi devo anche mettere la fabbrica dei cereali, che ci vuole l'uvetta, queste cose qua. Sì, alla fine qualcosina la guadagno. Da 22.000 mi pare che erano 1.000 o 2.000 euro di mezzi noleggiati, quindi 20.000 sono soldi. Scusatemi se poco. Comunque poi l'ho detto che il grosso che hai fatto tu l'altra volta ha fatto veramente tanto, infatti. Le Jardin des Fermiers qua, questo è veramente molto molto strategico, sta situation qua. Adesso utilizzeremo il metodo zappa, ovvero quello lì di scaricare finché, aspetta, fammi attivare qua, ecco, finché non ci dà il 100% della missione attiva. Ecco qua, a posto. E qui tutto questo ce l'andiamo a scaricare nel silos prima. Scarichiamo anche la trebbia. Voilà! Oppure, più che disinstallare, tu l'hai preso direttamente dalla Giants, che se l'hai preso con come si chiama qua? Steam, puoi fare anche verifica. I file, prova a fare verifica file, quello là, per vedere se ci sono file corrotti. È quella della Carraro, il trattore. Moreno, ma può darsi pure che non l'hanno ancora rilasciata, eh? Cioè, nel senso che magari orari, che ne so, degli Stati Uniti, e quindi magari se ne parlerà a mezzanotte, capì? Come è successo quando è uscito Farming, che è uscito in Italia mi pare il giorno successivo, pare. Sì, ma infatti l'ha dato pure a me, quindi probabilmente bisogna aspettare ancora. Comunque così, a occhio mi sembra un mezzo da vigneto, compatto. Poi pure dall'anteprima di Nick mi ha dato questa impressione qua, che sia. Ah, facciamo un attimo lo shootout anche a Nick, anche se non serve, però è stato nominato, e quindi gli facciamo lo shootout, eccolo qua. Nick è un altro bravissimo streamer. Vabbè, magari al prossimo giro ti terranno in considerazione. Avanti, preoccupamori. Non ti preoccupare, quelli ti vogliono bene, solo che evidentemente si sono un attimino distratti. Allora, vediamo un attimo. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente, hai parlato proprio bello. Allora, niente, devo prima scaricare il mezzo, sì. Ecco qua. Scarica isciò. Andiamo a scaricare pure. Quanti ne abbiamo? Attenzionati.
Vediamo un po'. 26, quasi 27.000 litri, buono ragazzi, eh. Io qua una volta riscosso una volta riscossa la missione qua, quasi quasi. Ora la metto quella struttura, così ve la faccio anche vedere. In realtà off camera l'avevo già ufficiosamente provata. Si mette l'acqua, ovviamente va caricata l'acqua, e poi dagli scarti vi crea anche il concime. Quindi tutto asciato. Bios. Oh yes, oh yes. Sembra un bug visuale, eh? No. Questo è cemento. Oh yes, oh yes. Elmer, Elmer, oh yes. Sì, questo sembrerebbe cemento su... Hanno simulato anche il cemento grezzo. Ah, questo è cemento grezzo, vedete? Bella sta fatta. Ottimo, vabbè, adesso ci andiamo a scaricare il contenuto nel silos, e forse mi sa che strategicamente acquistiamo anche il macchinario in questione. Oh yes, oh yes. Allora, i concimi ne abbiamo. Ah, ovviamente, ora se non ricordo male mi pare che me l'aveva accennato il super presidentissimo la Zappa Sort, che per quanto riguarda le mucche, o stesso Morino mi sa, forse Morino, la paglia, ecco, se non la mettete, diciamo che riduce un attimino il quantitativo di... cioè ovviamente la paglia... qua nella stalla, se non la mettete, quindi sul letto delle mucche, le mucche vi produrranno un quantitativo minore di concime. Ah, 20.000 euro, chiamali, raccogliere, ecco qua. Allora, 20.000 siamo a... potiamo ragazzi. Potiamo. Allora, vediamo un attimino dove posizionare il posizionabile. Vediamo qualcosa inusato. Niche, questo è un po' noleggio 0. Ok, allora ora vi faccio vedere. Eccolo qua, si trova in produzione. 125.000 denaro insufficiente, ma tu guarda un po'. Allora ragazzi, che dite, me lo faccio il debituccio qua? Chat, a voi l'onore, il primo debito in tutta la storia di farming, grazie. Debito? Tranquillo Valterino. Allora, adesso ho praticamente ho terminato la missione e ho incassato il tutto. Allora, adesso devo acquistare questo macchinario per sminuzzare le barbabietole, ecco. Quindi, voi che cosa dite? Lo faccio il debituccio oppure no? La chat la fa da padrona. Quindi abbiamo Michele Elmeri ha detto sì, Valterino ha detto, Morena ha risposto, ha detto ya, yeah. Walter, tocca a te, non ti preoccupare, non si paga la risposta.
Scherzo, scherzo. Allora, diciamo che ci siamo in due. Ok, perfetto. Allora, mo vediamo dove dobbiamo posizionare. Come possiamo posizionarlo? Allora, questo volendo si potrebbe mettere anche così. Ok, quindi debito. Il primo prestito della storia, ragazzi. Rimarrà nella storia. 120, quindi 60.000. Quindi ce ne vuole qualcosa in più. Arriviamo a 130.000. Ecco qua. Ok, Vin. Ecco qua, ragazzi. Ovviamente c'è anche questo più piccolino. Però non produce i sassi. O forse sì. Ah, questo produce anche i liquami, vedete? Con barbabietole e acqua produce concime, la barbabietola triturata e poi i sassi. E i sassi noi ovviamente li andiamo a mettere nel macchinario qua per produrre la calce viva. Allora, vediamo un attimo come siamo messi qua. Ah, questo deve essere livellato. Ok. Ok, Rogero. Perché si nota? Vediamo un po'. No. O altrimenti, quasi quasi lo metto qua, nel dubbio. Allora, vorrei metterlo sfalsato. Questo lo metto... Lasciando ovviamente lo spazio per transitare con i mezzi, ragazzi. State vedendo la parte peggiore di me. Allora, ok, qua sta tutto in piano. Tanto qua non è che ci dobbiamo fare granché. Allora, qua si potrebbe fare così. Qua metto il macchinario. Nulla, ecco qua, denaro insufficiente, ovvia. Vediamo un po', credevo potesse fare danni più grandi. Ci rivelliamo. Ah, ha venduto pure questo, ottimo. E io vado, e io vado. Beh, giustamente. Azienda carissimo, buongiorno. Ben ritornato, il Ives. In questo momento abbiamo fatto il primo debito della storia. Ovvero, tutto bene carissimo, come stai? E ben ritornato e soprattutto buon inizio della settimana. Smussiamo un po'. Un po', sicuramente, anzi, è venuto meglio di prima. Oh, Kevin, adesso carichiamo il macchinario. Allora, qua ci vuole acqua e barbabietola e ci produce liquami. Vedete come quanto conviene? Liquami, barbabietole tritate e i sassi. DJ Sassi, salutiamo DJ Sassi, il moderatore del nostro mitico Morino. Almeno così non avremo più problema di produrre sassi per creare la calce viva, che vi ricordo che può essere anche venduta se non ricordo male, quindi nel dubbio l'andiamo a produrre. Ma le balle lasciate fuori con la... no. Infatti la stessa domanda, se non ricordo male, l'avevo chiesta a Jason Farm diverso tempo fa
e mi disse che, non so se lo conosci, Jason Farm praticamente è un cultore, un super cultore di farming, e lui mi disse no, non succede nulla, quindi diciamo che ci vai tranquillo, ecco. Infatti pure io la stessa cosa. No, per il momento non è successo nulla, l'ho anche fatto io. Ah, perché non mi dà il punto di scarica? Forse là dietro. Vediamo un po' se è qua a fianco. Ecco qua. Ah, giusto, perché non avevo selezionato lo scarico posteriore. Beh, giustamente. Oh. Allora, vediamo un attimo quant'è la capienza massima. Allora, 25.000 litri, ok. 25.000 litri. Dovrei avere ancora altre barbabietole nel cassone, qua nel silos. Quindi in effetti 125.000 euro ben spesi? Sì, io direi proprio di sì, perché comunque produce, in output vi dà tre prodotti. Oltre alla, diciamo così, al prodotto delle barbabietole tagliate, vi dà ovviamente i sassi e lì qua, e quindi vai giù, tanta roba, ne vale la pena. Parola di zio Dabba. Allora, fammi cambiare un attimo però il punto di scarico, che è ecco qua dietro. Ah, ragazzi, ovviamente, per chi non lo conoscesse, azienda agricola è un altro streamer molto bravo, che anche lui porta farming, dal titolo può portare Eurotrack. Comunque, come sempre, vi invito a seguirvi, a mettere un bel follow generale. Ecco qua, abbiamo fatto il pienozzo e quindi e tutti. Ah, ragazzi, a proposito, come faccio la domenica mattina, allora vi faccio fare un po' di autopromozione ai vostri canali. Allora, se avete delle icone particolari potete metterle, mi raccomando non più di 5, perché il bot poi vi sospende. Quindi è arrivato il momento delle icone canale. Hola hola, oh yes, oh yes. Mi raccomando, non più di 5. Gigino. Opla. Speriamo di non fare danni al tratturiello. Esatto. Oppla, l'ho seccato? No, questo lo... Oh, GG. Anche un po' di cipolletta. L'acqua, vediamo un po'. No, è infatti. Vabbè, piano piano. Neanche io, figurati, le ho fatte fino a qualche tempo fa. Infatti le icone, quelle lì per esempio delle sub, me le ha fatte la mamma di Alias. A proposito, sì. Saluto la signora, ovviamente, come faccio sempre, e faccio anche un po' di pubblicità. Asso Alegragia. Allegra. Oh,
allegria con me. Dio anche io. E un altro carissimo amico streamer. Grazie signore, come sempre. Grazie per aver speso il suo tempo. Pour moi. Merci beaucoup, madame. E qua c'è tutto, c'è anche il punto dove si carica il liquido. Allora, l'acqua mi sa che si scarica. Esatto, l'acqua si scarica qua. Ok. Ok. Abbiamo lasciato anche un po' di spazio per l'accesso all'aria. Il mitico Aleasso, aiea. E poi lui dice che non ha il timbro di voce come Lorenzo Cherubini. Ha detto, ah, ma tu c'hai una voce, sembra, quando parli tu, ho detto, sembra... Caffè patacca, il caffè che spacca. E ha detto, quando parli tu, sembra che parla Giovanotti, Lorenzo Cherubini. ci vuole il caffettino. Conosci anche il mitico Lorenzo? Lo conosci di persona? Perché se lo conosci di persona, allora io tempo fa avevo, durante una live, conosci Ale, perché se tu avessi conosciuto il mitico Lorenzo Giovanotti, ti avrei chiesto di dire, guarda, c'è una persona che non ti imita, ma c'è il tuo stesso timbro di voce. Il tale quale. O tale quale. Caschetto rosso. Vediamo un attimo qua. Si è fatto il pieno. Sì, e diciamo che ha fatto il pieno, sì. Ok, questo già sta lavorando. Immagazzinamento, ok. Perfetto, i sassi pure, i DJ sassi ci stanno. Già ha prodotto 100. A me è veloce sto macchinario. Già 114.000 litri. Ah, poi qua mi sono dimenticato che abbiamo anche il caseificio. Quindi andiamo a vedere un attimino se ne abbiamo fatto un altro po' di latte, così lo andiamo a scarication. Mi sono perso una cosa di Morino, vediamo un po'. Più tardi, Morina, sì, dopo la live, se ti serve qualche informazione, se conosco la risposta, ben volentieri. Guarda qua che serve qualcosa qua. Aspetta, questa qua mi sa che non è compatibile con l'acqua. C'ho stava l'impressione. Allora vediamo un attimo, mi sa che questo può prendere solo acqua. Vediamo un po'. Liquidi. E infatti solo acqua, sì. Questo è tutto solo acqua, tranne questo qua. È rallata, mamma mia. Un po' antipedico. No, e mi sa che... no. Però vediamo quanti litri di latte c'hanno le mucche, ok, qua. Ah, poco. Non tantissimo. Oh, qua mi sa che oggi è molto logistica la mission, eh.
Vado a spostare pure un po' i pallet là, i pallet di farina. Ok, allora io ho fatto il preordine, quindi sì, dovrei avere incluse le season pass, come si chiama. Quest'anno non me lo sono fatto scappare. Sul 19 ero un po' titubante, perché era la prima volta che utilizzavo questo tipo di simulazione. Poi dopo mi sono appassionato e quindi ho detto bisogna assolutamente, è un must have. Non vedo l'ora di vederlo perché è interessante. Chef Morino, oh yes, oh yes, ma oggi cosa cucini di bello? Panino col prosciutto oppure il panino con la mortazza? Ah. Quindi diciamo che diventa una cosa un po' più meccanica, una routine. Come si dice, un rito. Opla, utilizziamo il metodo aleasso aiea. Ma dove me li sposti pallet? Vabbè, questi. Allora, vabbè, due pallet, questi qua. Allora, siccome vorrei mettere il panificio quello là industriale, direi di metterlo da qualche parte qua. Mo li metto qua dietro. Ok, Morino, grazie per essere passato in live. Grazie come sempre per la company. E buona fase di preparazione. E non l'ho scritto bene. Qui facciamo così, lo facciamo direttamente da web. Ah, è doppio underscore, giusto. Grazie Morino. Buona fase di preparation qua. Non siamo ancora qua. Oh yes. E ho dato un altro spunto per un sound alert. Auci. Grazie Morino. Ci becchiamo. Temporaneamente. Aspetta, ma io c'ho gli scaffali. No, ragazzi. Allora, questo qua, facciamo così. Questo lo mettiamo nel forno qua. Anzi, più che metterlo nel forno, quasi quasi le andrei proprio a vendere. Ma sì. Ma sì. Oh yes, oh yes. Sì, me lo vado a vendere. Dici, ma non è... ti danno poco. E vabbè. Intanto incassiamo. Il prezzo. Doppie forche, dici. Doppio in essenza e 4? Queste qua l'ho ristritte le forche per prendere due pallette alla volta. Ah, non lo sapevo questo. Non si finisce mai. Infatti l'ho sempre detto che su questo gioco non si finisce mai di imparare. Un muletto con le doppie forche. Ah, buono, perché almeno così
In teoria puoi afferrare due valle tranquillamente. Come stanno messe le galline? Ok, ci sta. Cerchiamo di recuperare subito un po' di soldini e andiamo a vendere. Quasi vado a vendere pure le fragole qua. Almeno così riduco il range delle rate da pagare qua, che un me harba tanto tenere il debituscio. Non mi arba per niente, come dice il mitico Fernbus 08. Inizia a caricare qua su. Allora, il piano di carico è, anzi sarebbe ideale metterli uno a fianco all'altro, così potrei caricare due pallet uno sull'altro. Allora, spingiamo dall'altra parte e li serriamo. Lizard, ah ok, poi lo devo andare a vedere. Questo si trova sempre nel mod hub ufficiale oppure in un qualche mod hub esterno, Valterino? Che così almeno me lo vado a vedere, che ah, e allora forse magari l'ho visto ma non ci ho prestato attenzione, che forse diciamo che non essendo cose che non sono cose che ci presta attenzione, che sono più logistiche, ecco, nonostante il mio nick abbia appunto la parola logistica. Però poi me la devo andare a vedere comunque, ragazzi, che fatto è interessante. Oh yes, oh yes. Allora, lo mettiamo un po' più indietro. Bello complicatuccio il mulettista come fa, carica i pacchi e se ne va. Ottimo, a che ora vai? Così se riesco vengo a darti, vengo a salutarti. Se dopo le 17:30, le 18, io ci sono tranquillamente, che oggi pomeriggio poi vado in live con il Turbo Star di Rough Garage e quindi ne avrò per almeno un paio d'ore. Però se riesco vengo a farti un salutino sicuramente. Vediamo un po' se riesco a raddrizzarlo, così dovrebbe andare. Allargo un altro poco, così. Vai, agganci, ho cappato. Ah, vabbè, credevo che anche tu programmassi la... diciamo così, avessi una programmazione. Vabbè, quando ci sta, insomma. Facciamo, vengo a fare pure una bella affacciata. Oh yes, oh yes. Quasi andrei a vendere al forno. C'ho anche le fragole. Giusto, non ho mai venduto al forno, soprattutto adesso che ci sono anche le fragoline, le fraulelle.
Plus. Due pallette di fragole. Pallette. Ne vado a vendere. Tanto là ne produrrà in quantitativo industriale, quindi non è un problema. Qui si è incastrato. Dai, scanciati. Oh, pesa. Facciamo un sollevamento pesi. 1, 2, 3, 4. Ma non si stacca. Vabbè, allora questa la vado a scaricare. Ok, dai, questi due qua ho capito. Li vado a scaricare nel panificio qua. Sollevamento pacchi è 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Oppla, oh, mo si è staccato. Ma guarda un po', sono arrivato vicino al mulino qua. Ah, ora ho capito. Oggi capito. Ha fatto il fringuellozzo. Detto, ecco perché questo voleva andare qua. Giustamente. Eccolo là. Ma nel frattempo ci spostiamo i pallet qua, anzi li serriamo e poi dopo li carichiamo sul cassone. Opla, allora cerchiamo di essere il più dritto possibile, andare dritto di passo, serrare, vai vai. Vai, no, così, ecco qua. Vai, 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 vai. Oh yes, oh yes. Pessimo, fra poco sbucheranno altre fragoline. Le fragolation. Ecco qua, e vediamo se riusciamo a fare un carico sbarazzino qua. Ho la vaga impressione che farò cadere tutto, ma poi te ne restano mille. Le acrobazie, ragazzi, e zio Tab è anche questo. Riusciranno i nostri eroi a portare i 4 pallet senza che si balta? Lo sapremo nella prossima puntata di Le avventure di Zio Dab e Ciccio Carellone. Capa capa, ecco qua, nel dubbio tocco la massa. No, questa è la vaga impressione che no, ne hai. Non è cosa, ragazzi, rischiamo di perderli per strada. ragazzi, rischioso, rischioso. Il gioco non vale la candela, ma in questo caso il gioco non vale il pallet. Allora, mo questo è quasi quasi. Dall'8 biberon te li trovi sulla Elengra. Ho visto già che si stavano aprendo. E quella cosina proprio non mi garbava proprio tanto. Mamma mia. Devo andare piano piano. Mi sa che non ci entrano, o forse sì. Vediamo un po'. Devo oh mamma mia, ragazzi, al limite proprio. Ecco qua. Mm.
E qua ci scatta l'applauso, ragazzi. Scatta l'applauso. La prima coppia di pallet è andata. Ce n'è una sola stasera. Stasera ci sta anche una solista qua. Questo è un trio. E queste le carichiamo così. Così come dice il mitico Fernbus 08. Andiamo a scaricare i pallet con le fragole. Ma abbiamo dentro a forno e guadagniamo gli everons e ci paghiamo il debito. Forse per metà. Vediamo un po' chi offre di più sulla farina e chi con le fragolelle. Fragolina. Ecco qua, no, non fare il furbacchione. No, guarda, non ti scappare, guarda il lock. Com'è? Allora, qua devo abbassare. Ah, ma si è incastrato, pallet, ecco. Questo si porta con l'altro pallet, ma non lo so. Ho capito. A mali estremi, estremi rimedi. Vai, Zetab, pensaci tu. Ma si porta anche il... Mi sa che si porta pure il muletto qua. Ha incollato? Oh! Meno male. Guardassi pure che le perdiamo per strada, quei due pallet. Non so perché, ma c'è sto vaga impressione qua. Opla, questo pallet invece è andato liscio liscio. grazie. Ma non è ancora finito, ragazzi, perché adesso dobbiamo arrivare dal mastro fornaio. E dobbiamo vedere sempre se arriviamo sani e salvi o se ci ribaltiamo. Ottimo. Oppla, mi sa che questo li perderemo. Allora L. Ah, finalmente. Mamma mia. Qua è strategico. Stiamo avvisando il fornaio di aprire le porte. Attenzione fornaio, se mi senti brecco brecco, apri le porte perché sta arrivando un po' di farina. Vediamo un po' però dove che me la paga meglio. Allora, perché se devo scaricare, devo fare scarication bull. Allora, fragole. Sono allergiche fragola, non me pozza magna. Forno 7,42, fornillo champ 7,22, ma è il mio però. Ah, 7,42 forno. Dove si trova questo forno? Lo sapevo, no. No, e allora vado a prendere. E io là non prendo gli Everons, Non prendo gli Everons. Non mi faccio fregare, non passi sul trigger. Accendiamo il lampeggiante. Ho visto i pallet, questi qua si stanno già aprendo, vedi? Cioè, dove sta? Al limite proprio. Stanno proprio in bilico.
Ragazzi, com'è il tempo da voi? Qua è oggi a Napoli, nella provincia di Napoli, è un poco leggermente nuvoloso, però c'è il sole finalmente. Le temperature più o meno, diciamo, sono in lieve rialzo. Ah, ottimo. Anche perché ieri tecnicamente sarebbe stato il primo, oggi è il primo giorno di primavera. Il problema però è che non esistono più le mezze stagioni e quindi di conseguenza prima era vera. Oggi è un quasi inverno. Eccoci qua, Cicino, buongiorno Cici. Cici, ti ho portato un po' di farina. Pigli, Cici, vai. Everons, vediamo quanti Everons. Vai Cici, prendi. Vediamo un po' quanti Everons stiamo guadagnando. Dai, su. Prendi la farina. Siamo a... Quindi io direi 10.000 euro, li ridò subito alla banca. Ed alleggeriamo il carico, perché a noi non ci piace di avere... Oh, che sto facendo? Invece restituire, ecco qua. Kappa. Valterino, tu di dove sei? La regione magari o la provincia ti va di farlo sapere? Non ti preoccupare, non sei obbligato, è giusto per sapere più o meno se in altre parti d'Italia le cose stanno un po' meglio. Comunque è freschetta ancora, è la sera, anche qua a Napoli, insomma la sera è bella frizzantina. Ah, ecco, quindi SNC significa siciliano su... no, sugno. Ah no, è siciliano. Ah, che zona della Sicilia? Dice... ah, Roma, provincia di Roma. Io c'ho degli amici a Fiano Romano. Ho degli amici che hanno una ditta di fuochi d'artificio, una ditta Esposito. Oh, allora ragazzi, qua alla fine 10.000 Everons li abbiamo già restituiti a Roma. Beh, è mitica la capitale, Roma Caput Mundi, come dicono e come dicevano i latini. Caspitimo, c'è miseria, stavo per andare a fare un danno enorme là, stavo prendendo il muletto in pieno, se mi mimetizzato, c'è miseria. Credevo fosse sono cavoli, se ne sono cavoli. Eh no, si scherza ovviamente ragazzi, i cavoletti quelli che si mangiano, allora stanno vendendo. Ah, quindi tu stai, allora più o meno
ottimo, ottimo. Allora, fammi mettere un attimo il muletto qua dietro, perché... Ma fammi vedere un attimo una cosa. Voi mi chiamerete pazzo. Allora, questo non dà fastidio. Allora, quando mi viene a costare lo zuccherificio, perché sei arrivato a sto punto, debito per debito. Facciamo, abbiamo fatto 30, facciamo 32. Allora, vediamo quanto mi verrebbe a costare. Ah, 80.000 euro, no. No, per il momento no, grazie. Desisto. Ah, mamma mia. Altri 60.000. O forse la facciamo questa pazzia. Allora, barbabietole. Ma allora, però mi sono scordato una cosa. A proposito, ma mi dimenticavo, sarei dovuto andare al caseificio, a casa Kai, che sta qua. Ecco qua. Allora, dovrebbe aver prodotto forse, quando ho letto 80.000, si dito un colpo al petto. Niente, beh, che ho portato pochi litri di latte qua. Aspetta, mamma. La luna. Ho creato la luna, mon ami Piero. Allora, se è così. No, troppo. O troppo, no, grazie. No, grazie. 7.000. 7. Quindi in effetti quasi 8.000 lì, 8.000 euro al litro. Quindi 1 euro al litro. A faccia la miseria. Paga bene, paga. Beh. Allora, animale, vediamo un po'. Abbiamo detto 25.000. 25.000. No. Allora, vediamo qualche altra missione da fare nel frattempo. Nello frattempo, fertilizzazione, guaglioni. 26.000, ragazzi. Ragazzi, ce l'andiamo a fare subito, perché qua, con questo qua, si alleggerisce la situation. Ragazzi, ragazzuoli, non guardate questo barbabito, il cancro, ne parlo proprio. Allora, 26. 9. Vabbè, ci siamo, se sono 35, passa, buono, voglio subito. Il lavoro in notturna qua. Sa, qua nel gioco sono le 15:20, ma in realtà sembra il tramonto qua. Eccolo qua, 40 metri di portata. Si è svuotato questo? È un po'? Riempimento. Qui è bello di zio. E adesso magnate. Com'è che si dice? Magnete il fertilizzante, magnete fertilizzante. Allora, iniziamo dal campo 15 che sta più vicino. Magnete fertilizzante, come si dice da queste parti. Magnete fertilizzante. Come si dice? In siciliano mangia il fertilizzante, perché forse si dice, sarà molto simile al napoletano, mi sa. Magnate lu fertilizzante. Ah no, lu fertilizzante lo dicono a Lecce. Mamma mia, sto mischiando, sto facendo un mix. Allora, 15 mi sa che sta. No, il 15 allora mi conviene andare, sì, a strada normale.
mangiate UV stilizzanti. Ah, e aggiungiamo pure compare. Compare, mangiati UV fertilizzanti. No, mangiati. Compare, mangiati UV fertilizzanti. Com'è la pronuncia? Non me ne vogliate, amici siciliani. Mi impegnerò di più per cercare di essere molto più preciso nella pronuncia. Bare, ammucchiti un poco di fertilizzante. Ah! Ammucchiti. Ammucchiti. Un poco. Ah, meno male, eh? Mi sono salvato, altrimenti gli amici siciliani poi mi avrebbero detto: ma guarda zio Dab, cioè lui vuole fare il tipo multilingua cose, poi non sa nemmeno parlare. Andrò qua e ho tanti amici siciliani, palermitani, catanesi, insomma. E quindi siamo anche culturalmente molto vicini, oltre al fatto che, anche se non appartiene alla mia cultura musicale, però buona parte dei cantanti neomelodici hanno origini sicule, quindi diciamo che per tanti motivi, oltre al fatto culturale, abbiamo più o meno le stesse radici. Ah, catanese! Ottimo, ottimo, ragazzi. Qua piano piano diventiamo, non dico internazionale, perché internazionale sarebbe troppo, ma nazionale, ecco, un canale nazionale. Dub Channel, Dub Radio, Radio Dub, One Nation e Fringuellation. Allora, questo facciamo così, mettiamo il GPS. Questo mi pare che si devono fare 30 metri, se non ricordo male. Ci fermiamo, CTRL S, utilizziamo la mod della GPS, così, ecco, così almeno facciamo il lavoro decente, anche se mi pare che è leggermente storta. Allora, tanto io utilizzo la guida assistita. E io vado! E io vado! Allora, se offrite voi... allora, visto che tu hai pagato tu, allora io ti offro un bel caffè. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Esattamente, il caffè Patacca, il caffè che spacca. È il caffè della premiata torrefazione Moreno. E il sonno viene meno. Azienda, devi sapere che poi mi diverto anche a fare i sound alert per gli altri canali, ma ti faccio sentire un altro sound alert che ultimamente sta diventando il tormentone nel canale di un amico. Devi sapere che questo sound alert che adesso ascolterai, praticamente l'ho registrato perché c'è... ora ti faccio prima ascoltare e poi ti dico anche da alcuni aneddoti. Vai da zio Dablo, vai da zio Dablo, vai da Lore, vai da Lore, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi quando è che vai in live te. Bitti dai, bitti dai, quando c'è vai in live. Bitti dai, bitti dai, quando c'è vai in live. Allora, devi sapere che
c'è un amico che si chiama Pitti e praticamente questo amico qua, anche lui gioca a farming, è venuto sempre a darci una mano, a me, a Macho King, alla Zappa Storta, a Cayman, eccetera eccetera. Allora, ogni volta che spesso mi veniva a dare una mano in live, dicevo: Pitti, perché non ti apri il canale tu, e anche tu magari, sai, inizi a fare l'esperienza dello streaming, perché se non inizi non riesci a scioglierti cioè se non inizi non puoi dire se fa per te o no, perché lui diceva che non era portato. E quindi dopo diverso tempo, durante i lunedì creativi, o meglio il lunedì quando mi riposo, capitano dei momenti in cui sono particolarmente ispirato e tiro fuori i sound alert, li registro, li utilizzo sul mio canale, ma alcuni li chiamo inni e quindi li metto a disposizione degli altri. E quindi alla fine, tanto che ho fatto, alla fine anche il mitico Pitti, anche lui finalmente è diventato uno streamer. E adesso vi faccio ascoltare un altro sound alert che è di un'amica streamer che si chiama Chiara Error 404. E questo sound alert è nato sempre per gioco. Allora, mi stavo dimenticando anche il canale. Allora, il comando. Allora, ovviamente questi sound alert con il punto esclamativo potete utilizzarli anche voi in live. Io ve li sto facendo vedere, così poi li potete utilizzare. E questo qua, il nuovo coso qui. E vi faccio. Allora, forse questo l'ha già sentito, Valterino. Aspetta, ho sbagliato a scrivere. Io sono Lady Bugger Rosa. Io sono carina. Con pigiama rosa vado live. Ma no. Io sono Lady Bugger Rosa. Ma sono carina. Ti mando del troppo sound. E stessa cosa qui, queste sono nate, i sound alert nascono logicamente osservando un pochettino tante cose, no? E il testo di questa canzone, gli appunti di questo sound alert avevo scritto soltanto live pigiama rosa. E poi un lunedì mi sono messo lì e questa canzone qui ovviamente è stata fatta in una sola registrazione. Ho registrato e poi ovviamente tutto ciò che è stato fatto, diciamo così, a presa diretta, quindi non ci sono stati tagli eccetera eccetera, quindi è genuina la cosa. E mi diverto a creare i sound alert per gli altri. Poi ce n'è anche un altro, vediamo un po'. Allora, questo è stato il primo sound alert, il primo inno che ho creato per un canale amico. La Zappa Storta, la Zappa Storta, la Zappa Storta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes. E quindi in questo caso, in questo sound alert qui è nato una domenica mattina durante Caffè in Farm. Ovviamente si riconosce, no? La canzone Il Materasso del grande maestro Renzo Arbore. E
cantando il materasso, parlando di trasmissioni televisive anni 80, è venuto fuori questa cosa. E poi ve ne faccio sentire ancora un'altra, che l'azienda sicuramente avrà sentito. E questa qui è dedicata a un altro amico, che viene a darci una mano su farming, ma anche lui non... anche lui non stream, e quindi questa è l'altra canzone, l'altro sound alert. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, sarraggi, bene nutrato, e copparreggio, copparreggio, legge si muleto, si muleto, quando guida ce fa caputta, nein, sarraggi, e invece quest'altro sound alert è nato durante le sessioni di gioco su Range Simulator. Venus quando vivi l'altro stici fatti conti sciattami disate come sei fatto che tu sei Venus. Grazie, grazie, mi fa piacere insomma che venga apprezzato, anche perché vedi, anzi vedete ragazzi, è molto facile fare le cose per se stessi, ma la cosa bella è farla per gli altri e soprattutto che vengono realmente apprezzate. Ora me ne faccio sentire ancora un'altra. Che sicuramente chi... diciamo frequente il canale di Chiara Error 404 la riconoscerà sicuramente. Ehi, non l'avrei. Oui, oui. Ha sbagliato il comando, giustamente, non metti il comando giusto. Giusto, mi sono sbagliato io. Oh lady, lady, lady Chiara, anche in un range ridere ci fai. Oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara. Error 404. Andiamo bene, andiamo. E queste sono tutte tutti sound alert ironici ma molto rispettosi. Purtroppo su PlayStation, quindi su console, non saprei dirti. Su PC invece diciamo che è un po' più semplice fare questi passaggi qua. Fammi sapere magari se riesci a risolvere, perché siccome c'ho anche un altro amico streamer, Fernobus08, che anche lui streama e porta farming da console, lo porta Xbox, almeno così posso capire come posso dare una mano pure a lui per far usare anche lui sound alert. Però c'è ancora un'altra chicca, c'è ancora un'altra che forse chi di voi non, diciamo così, non gira i sound alert, c'è anche quest'altro qua. Parane. E
e Wopparunner71 è un altro amico streamer al quale gli ho fatto il jingle, che poi in gergo si chiama proprio jingle, che non è jingle bell, jingle bell. E diciamo che mi diverto, ecco, a farlo per gli altri. Mettendo la scheda di acquisizione devi usare comunque OBS. Ah, e beh sì, questo sì. Sì, quindi c'è sempre la... si è sempre vincolati a un PC, effettivamente. Sì, perché... poi ovviamente chi ha console sicuramente è un po' più complicatuccio. Certo che però avrebbero potuto anche permettere agli utilizzatori di console di poter inserire, o magari qualcosa da poter agevolare il consolare, come si dice, almeno così diciamo, anche loro barra voi, insomma, potete usufruire dei sound alert e tutte queste cose qua. E beh, ma io, tu che scheda grafica c'hai? Perché vedi che io non è che c'ho un computer super potente, però perlomeno diciamo così me lo fa girare discretamente. C'ho una 1060 come scheda grafica, quindi figurati, non è che è una scheda grafica mostruosa. Ma tu volendo puoi farlo girare anche a una risoluzione più bassa, invece di metterlo, che ne so, in 2K lo fai girare in Full HD e vedi se ti gira, perché è tutto da provare. Dovrei avere anche messo. Ah vabbè, se c'hai già il materiale, se c'hai già tutto a disposizione, allora il discorso cambia sicuramente. Sì. Ma com'è là? Ah, questo qua, se non faccio 50 metri non mi traccia la linea. Beh, giustamente. Ecco, adesso dovrebbe avere corso. Allora, vediamo un po' se siamo fortunati, ragazzi. Rullo di tamburo. Sì. Che ha fatto? Ah, invece di attivare... ecco qua. Ora dovremo essere un po' più precisi qua. Adesso mi faccio una partita con Construction. Ok, dai. Io fra poco, penso, una ventina di minuti più o meno, poi... anche io, anzi forse mi sa anche meno, comunque mi faccio ancora qualcosina, poi non ti preoccupare, se non riesci a fare il raid al limite lo faccio io. Ah, ma vai in live oppure off camera?
Ah, live, allora passo, ti faccio un raidino. Così almeno qualcun altro ti viene a conoscere il tuo canale. Tante volte si trovano anche persone che invogliate e ti danno pure una mano. In nella Zion. Applausi per azienda SNC, azienda agricola SNC. Se non compri, se non compri, non mangi. Opla. Ah, tranquillo, non ti preoccupare, Valtrino. Prima i pacchi e poi il resto. Allora è arrivata la cosa, quella cosa che a te piace tantissimo. Ciao azienda, buona continuazione, grazie ancora per essere passato in live. Fai una cosa, mandami la richiesta di amicizia qua su Twitch, così almeno sono sicuro che mi avvisa quando sei in activation. Thank you. Oh yes. Ah giusto, buona costruzione di giornata. Mi verrebbe da dire. Altro che buona continuazione, scherzi a parte. Grazie ancora e buona continuation. Grande, grazie ancora. Thank you. Oh yes. Questa sembra. Questa è frumento, no? Guarda. No, questo è soia. Semi di soiola. No, aspetta un attimo, che sia vino, mi sa. Sì. Ah no, frumento, caspita. Sembrava molto. Così dall'alto. Sembrava semi di soiola. Comunque ragazzi, la mod della GPS è un must have assolutamente, perché vi fa risparmiare intanto i consumi in generale, quindi gasolio e tutto il resto, e poi ovviamente state belli tranquilli. E qua mi sa che più che stare tranquillo, qua devo andare a fare un altro carico. Non mi muovo da qua. Piuttosto vengo con i sacchi, ma non mi muovo da qui. Che punto siamo qua? Mamma mia, appena 35%.
Vehicle Control Add-on. Ah, è quella lì che ti traccia le righe a terra, là. Perché se è così la metto pure io. Perché l'ho vista, se non ricordo male, usare o da RobbieMel81 o da Miticaccio, che saluto tutti e due, e ovviamente per voi che state guardando questo video in replica su YouTube, nella descrizione del video trovate anche i link dei canali di Miticaccio e RobbieMel, che come sempre vi invito a visitare, naturalmente a seguire, a lasciare il follow e nel caso di YouTube ad iscrivervi ai loro canali YouTube, così come ad iscrivervi al mio canale YouTube. E vi ricordo come sempre di attivare la campanellina per restare sempre informati sulle pubblicazioni e quindi sui contenuti pubblicati. BMC Lauda ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Vela BMC Lauda, benvenuto o benvenuta nel canale, grazie per il follow. Da dove digiti? Grazie ancora, benvenuta. Thank you so much, welcome BMC Lauda. Thank you for the follow, thank you so much, welcome to the channel. How are you and from where you are typing? Merci pour le follow, BMC Lauda, bienvenue dans le canal, merci. D'où vous tapez? Et voilà, bonjour. Non vi preoccupate, non si paga, se rispondete. Don't worry, you will not pay anything. Giving an answer is it's free. Ah no, Valterino, perché dalle statistiche del canale ho visto più che altro che ci sono parecchi follower e persone che guardano dall'estero, quindi non parlando italiano, e allora onde evitare di farli sentire esclusi, appena mi ricordo vado a un attimino a fare il tutto in trilingue. Ecco, che voto pure un da quattro lingue faccio, pure un da lingua napoletana, che praticamente è a lingua la regione mia, no? E quindi una volta facevo il live a quattro lingue, e mo invece quando sto qui giù a sud dicevo che quando all'inizio era un po' più soletto riuscivo anche a farle le translation in quattro lingue, e mo diciamo che un po' meno, perché diciamo così ci sono molti più amici ed amiche che mi fanno compagnia, mi tengono compagnia, e quindi diciamo che la faccio un po' meno, però quando mi ricordo poi lo faccio. Ah, grazie, no, figurati. Apprezzo, non ti preoccupare. Cerco di creare contenuti diversi, ma adatti un po' a tutti quanti. Allora, qua poi c'è un piccolo problemozzo, cioè che io mo devo ricordare. Allora, questo mo quasi lo poggio qua a terra, poggio il peso così lascio il segno. Cioè, mi ricordo che devo iniziare da qua. Ecco qua, mi sa che qua mi ribalto.
andiamo a caricare qua, perché lo sapevo, questa missione qua è sempre stata così, per 500 litri si va a caricare. Beh, che avrei dovuto fare il pieno del serbatoio già prima, quindi it's my fault, this is my fault. Comunque devo dire la verità, ragazzi, non so voi, ma questa 8 biberon, scherzi a parte, è veramente una bella mappetta, eh? E vi dirò di più, che l'ho giocata proprio perché ne avevo sentito parlare non particolarmente bene di questa mappa, quindi ho voluto capire un attimino what was the problem, cioè qual era la questione. E forse la caratteristica di questa mappa è che, avendo anche parecchi terreni in pendenza, può risultare anche abbastanza difficoltosa da portare. E quindi sì, questa qui ormai sono tante ore che la gioco e la porto. Anche la Ellengram mi piace, mi è sempre piaciuta, essendo un po' più pianeggiante, diciamo, l'espansione più semplice, mentre invece qua è un po' più complessa la cosa. Però nonostante tutto sono belle tutte e tre le mappe, ma questa qui è tra le mie preferite, quelle di Defu, eh. Che dici, Valterino, mo che inizia a caricare il macchinario qua, ci baltiamo all'indietro oppure no? Qua mi sa che, anche se è mezzo abbastanza pesante, però un po' di cavalloccio, un po' di pinna la farà sicuramente là il trattorio all'oro. Oh yes, oh yes, rullo di tamburi. Vediamo un po', per il momento pare che ci stiamo salvando un pochettino. Forse ci siamo. Eh sì, direi di lusso ci è andato, perché non si è mosso nemmeno tanto poi, fra l'altro, eh. Quindi è anche ben bilanciato questo. E vai. Vabbè, prendiamo la scorciatoia qua, altrimenti non arriviamo più a destinazione. Allora, il campo è quello lì accanto al biogas, quindi dovrebbe giusto, noi ci troviamo già sulla linea. Oh yes, oh yes, sì, Steyr, ottimo mezzo, ve lo consiglio, non costa nemmeno tantissimo, poi è molto, ha un ottimo rapporto qualità prezzo e naturalmente costo potenza e consumi. John Star, don't post link, I don't buy followers, thank you, you can get out
you can get out from this channel. Get out, please. Thank you. Qui. Ah, di là sta il campo. Welcome to the stream. If you want to stay here, please don't post any link. Thank you. Sì, sì, no, ma infatti sto andando a... devo andare a trovare il punto. Oppla! Oppla! E quello è il peso, anche il punto di riferimento. Eccolo lì, ragazzi. Sta arrivando. E voilà, sembrava più il campo da cross, il motocross, moto da cross, tu eri capace, io no. Cumuli di robe di spade. 883, tu li ne hai mai sentito parlare, Valterino, degli 883? 81, quindi tu dovresti... Sì, probabilmente hai vissuto quel periodo. Ah, Joe. Aspetta un momento. Joe? Allora, facciamo questo ban. Allora, facciamo un attimo la segnalazione a Twitch. Poi naturalmente la banniamo. Ecco qua. State buono giù. Vediamo se riesco a trovare anche quel sound alert, così glielo dedichiamo. Ecco qua, tutto per te. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, misciure fesse, ha capito? State buono, adio. Stay good, my friend. Quando ci vuole, ci vuole. Questi mo se vuole vendere i followers a discapito di chi si fa un cuore così, ma io voglio continuare a farmi un cuore così e avere quei pochi followers che sono amici piuttosto che avere tanti followers, ma soprattutto andare contro le regole del di Twitch. Ah, è così, Walter, è una filosofia questa. Che poi questi, voglio dire, sono gli stessi che vendono i bot per andare a rompere le scatole ad altri streamer. Pensa che due settimane fa questo canale è stato
è stato preso da dei bot, preso di mira. 80 bot, 80 followers. E io non so quando è che sia gli sia costata a questa persona per chiedere a qualcuno di venire a bottare questo canale, che questo canale non è che tu dici c'ha milioni di miliardi di followers, dici io uguale, non ti preoccupare, vai tranquillo, tanti ho finito qua, comunque mi sono fatto il debito, vale, ho messo il macchinario che mi trita le barbabietole da zucchero, però il debito si è quasi estinto, ci sono ancora penso 70.000 euro, cosa del genere, anzi con questi incassi si riduce ulteriormente, non ti preoccupare. E sono in chiusura, Ale, non ti preoccupare. Tempo di arrivare in farm, perché infatti mi stanno premendo, perché devo andare a Pappation, devo andare a fare il carica batteriation. Opla, facciamo un attimino. Valterino 81 sta sostenendo il canale con una sub. Grazie di cuore per il sostegno. Thanks. Oui, Valterino, grazie per il sostegno. Grazie Valterino. Thank you, merci a Monsieur Valterino, thank you so much. Grazie per il sostegno. Grazie. Stavo raccontando a Walter di quando il canale è stato bottato. Pochi secondi fa ho bannato un'altra persona che è entrata nel canale che mi voleva vendere i followers. Sa miseria. Subito gli ho dedicato pure Cani Shun e Fis. No, questo qua è quelli che... Ogni mese, sì. C'è stato fatto che mi propongono di comprare i followers. E io ho dedicato la famosa frase di Totò. Cani Shun e Fis. Ah, mamma mia. E questi credono che se non hanno capito che siamo di scorza duro qua. Come dice Totò, io i soldi me li sudo, me li strasudo. E così devo fare con i followers. I followers me li devo meritare. Quelli che vogliono stare con me vuol dire che se stanno con me, augurandomi che, come dire, possa portare contenuti buoni, altrimenti se vanno in qualche altro canale, un po' mi dispiace, però vuol dire che gli altri sono, c'è qualcun altro che è più bravo di me, quindi sono portato a cercare di migliorare anche il mio modo di produrre contenuti. Ah Ale, poi ovviamente ora ti faccio vedere, ho venduto le fragole. Ma ti faccio un resoconto. Ho fatto 5 missioni. Ho venduto le fragole e i pallet di fragole, i pallet quelli lì di farina. Ho recuperato penso 30.000 euro, non so più o meno. E non so se l'ultima volta c'eri. Allora, questo qua mi sa che tu c'eri quando l'ultima volta ho acquistato il deposito del miele. Ho acquistato questo macchinario qua e io vado esatto Ale, questo qua praticamente ti produce le polpe delle barbabietole e con gli scarti ti dà i liquami e i sassi. 120.000 è ottimo, te la consiglio sta mod, ma te la faccio vedere qual è. Mi allontano così sentiamo meno caos. Allora, costruzione, produzione. E nel mod up, mi sa che tu l'hai già scaricata perché sei entrato in partita. È questa qua, vedi? Questa qua, Sugar Beet Processing Plant. Questo
costa un po' di più, però ti dà anche prodotti di scarto, quindi le pietre che puoi utilizzare per creare la calce viva. E allora, se c'è l'occasione, visto che anche perché c'hai anche la fabbrica da zucchero, se non ricordo male, te la consiglio vivamente di installarla. Allora ragazzi, approfitto intanto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa mattinata. Ringrazio Aleasso come sempre per il supporto. Ringrazio come sempre la mamma di Aleasso per avermi creato le icone per le sub. Chi è? Grazie per i caffettini. Oggi pomeriggio sono su Eurotrack. Porto il Turbo Star, quindi vedo un pochettino. Non ti assicuro niente, però vedrò di fare un passaggio. Quindi ringrazio Ale, ringrazio Valterino per il sostegno e per la bella chiacchierata. Ringrazio Moreno. Mi devo andare a vedere se riesco a recuperare la chat. Allora, che altro è venuto? Talebano, ecco. Ringrazio tutti quanti voi che state guardando questo video in diretta. Allora, adesso facciamo il raid all'azienda agricola. Vediamo un po' se riesco a fare. Quindi, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che siete in diretta, naturalmente, vi chiedo la gentilezza di restare. Facciamo il raid e naturalmente lasciate un bel follow a canale di all'azienda agricola SNC. Eccola qua. Oh, Coviros, mi sembra di aver visto Coviros. Mannaggia, devo fare la shootout a Coviros. Non l'ho visto. Ah, ringrazio Michele Elmer. A proposito, mi stavo dimenticando. Elmer, ecco qua. Facciamo un altro shootout al nostro Aiea. Allora, l'appuntamento io vi aspetto oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi per farci un bel giro sul Turbo Star di Ralph Garage. Quindi l'appuntamento è per oggi pomeriggio. Io preparo il raid sperando che se mo fa. Allora, andiamo subito a azienda. Underscore mi pare, eccola qua, perfetto. E allora avvio il raid. Quindi per voi che restate nel raid, ovviamente andrete a guadagnare 250 punti canale, che non sono pochi, e naturalmente vi invito a lasciare un bel follow nel canale di Azienda Agricola. Grazie mille a tutti, thank you so much, e ci vediamo più tardi. Stato buono, adieu. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.